vuoi fare? Ci sarebbe il momento di una piccola pausa. Prendete qualcosa? Guarda. Io questa sera siamo ho messo, in due, possiamo ho messo fare anche le mutandine commestibili. Non so se. Allora vai avanti. Siccome tu stai gentile, pure qua. Prima di finire da bere, vi offro da mangiare. Ok. Sì, un bratwurst. Occhio qui, eh. Un classico sardo del Piemonte. Una variazione della pasnia sarda. Io ho qui con me un sardo del Piemonte. Vedete? È strapieno proprio. Io la lascio un altro pochino riposare nell'olio per pochi minuti, fino a quando è diventato morbidissimo. Non aggiungeremo altro grasso all'infuori del sardo. Lui sarà il grasso di cottura di questa preparazione. E poi ho qui i famosi pelati. Oh, ciao, bravo. Ciao! E li passo un pochino al coltello, li batto un pochino al coltello, grossolanamente. Questo è un prodotto non artigianale, ma si possono usare anche questi, in mancanza di un artigiano. Questi possono essere sufficienti. Allora, quindi faccio un lavoro di questo genere con le mie mani. E come si fa? Facciamo così. Rompiamo i gambi così. Intanto sentiamo il rumorino. Deve essere costante ma non forte. Facciamo anche questo. No! L'aiutiamo un pochino. I ritagli, questi ritagli, li userete per fare una pasta con i fagioli, una pasta col pomodoro, non buttateli. Per rendere un pochino più morbida la salsa mettiamo un po' del sardo. Lavoriamo un pochino, creiamo un composto. Ecco qui. Adesso 180 gradi per mezz'ora affinché si dori. È passata all'incirca mezz'ora. Io penso che il nostro sardo è cotto. Perfetto. Prendiamo un piatto. Eccoli qui. La salsa, eccola qui. E impiattiamo. Un po' di olio extravergine d'oliva. Buonissimo. Buon appetito.